Salve a tutte e tutti, salve ai nuovi iscritti e a tutti gli altri anche, e salve a te, Otravaglio, ti continuo a seguire sempre, è già da tempo che ho visto come hai messo in crisi anche a Bersani, mi è molto piaciuto, quasi ti minaccia, anzi, quasi sicuramente, anzi, tu lo hai detto, ma tanto... Che può succedere se ti minaccia? Non so. Si prenderà sul serio con tutte le battute che dice? Perché il successo di Grillo, tu lo sai, condividerai con me, è stato che prima ha iniziato a dire battute sfottendosi da solo Silvio Berlusconi, a fare che era il puttaniere, che toccava il sedere alle vigilesse, che faceva le corna alla Merkel, che dava del capò agli ebrei tedeschi. Grazioso, no? Come ci rappresentava bene. E poi è arrivato Bersani, poi la buonanima di Prodi, no? Che no, ma tutto va bene, sì. E poi c'era il volto nuovo nel 92-94, il volto nuovo Martinazzoli, che Matusalemme era più giovane in confronto. Sì, dovremmo fare. Oh, il riciclato va sempre. Adesso tutti si sono scordati che Cassini era democristiano. Vabbè, che Fini sta nel polo di destra. Poi Fini non si è più risentito. Ma... E per quello... che tra Tarallucci e Vino il vero comico ha avuto cose serie da dire, per fortuna. E come vedi oggi piove, fa freddo, io rientrerò nel condominio, perché guarda come piove, la la la. E infatti sto parlando così, a ruota libera, anzi a timone sciolto, senza bussola. Questa abitacola di oggi da molto tempo che non ti facevo una abitacola, caro Marco, sono alibito da quello che sento nei telegiornali, perché io ho conservato, siccome un giorno voglio leggere degli articoli che non li ho mai letti, perché c'era delle dispense per computer, e allora qua davano, ti facevano comprare pure il Corriere della Sera, che sai, non è sta gran cosa. Poi che è successo? Che in un anno, dal 2001 al 2002, non so, ho raccolto abbastanza giornali, almeno una volta a settimana, quindi ne ho 54. Devo comprare pure il Corriere dello Sport e il Corriere della Sera. Che non stiamo, cioè, ce li rifilavano da là, e, a parte il giornale di qua. E, infatti io poi, senza aver avuto prima un Windows, il corso era per Windows 98, seconda edizione, già lo sapevo usare più che sufficientemente, quindi l'ho regalato poi dopo qualche anno, perché adesso poi c'ho Windows 7, no? E l'ho regalato. Il corso di informatica in dispense, che era così basico, però mi sono tenuto al Corriere della Sera e non l'ho letto. Adesso lo sto rileggendo nel 2013, del 2001. Oh, che sorpresa! Ci saranno delle cose che non sono più di moda. E invece di che parla Enzo Biagi, che adesso è morto sottoterra? Dell'imputabilità di certo Silvio, non Silvio Pellico, Silvio Berlusconi, e poi l'impeachment, l'antitrust, il conflitto di interesse. Accendo il televisore oggi, la RAI del 2013, e sempre ti arrivano, ti rifilano questi temi. Ma come, cacchio, allora non devo comprare oggi il Corriere della Sera, già ce l'ho, 54 o 56 numeri del 2001.
Risparmio garantito. Compri i giornali oggi, fra 20 anni le stesse cazzate, tutte quante. Pure il conflitto a sinistra, cambiano i personaggi, magari Renzi non c'era, Bersani pure, magari parlava come una delle tante voci. Per quello che io da giovane e da piccolo non seguivo il telegiornale della RAI, perché iniziava con Cirino Pomicino ha detto, lo ha contraddetto Crazzi, Forlani, Formigoni, De Mita, eccetera. E poi hanno continuato a esserci sempre gli stessi nomi, perché più si facevano vecchi, più continuavano i figli, i nipoti, i fratelli, le sorelle, i cognati, gli zii e tutti quanti gli altri, no? Cacchio! E che è Dynasty? E questo non succede in Germania magari. Già, si scordano, chi è Kohl? È stato un politico, invece in Italia te li rifilano terza, quarta, quinta generazione, il nipotismo. Che in medicina si può capire, perché è difficile studiare medicina, ma studiare politica no. E poi muoiono più persone per colpa della politica che non della medicina. Un cattivo primario ti ammazza qualche paziente, qualche centinaio. Un cattivo ministro della salute taglia i finanziamenti per fare una cosa gradita agli economisti e ti ammazza tutti quelli che stanno con la sanità pubblica, pure privata, tra di una, e altro che Auschwitz. Beh, adesso poi commenterò dei giornali. Già mi sta a fare male il braccio. Poi, guardate, non so se si sente dal rumore, c'è una pioggia maledetta già dalla sera di ieri che piove. Non c'è il cielo a pecorelle, è plumbeo, però piove a catinelle. E mi sta a fare male il braccio, non so se sono venuto pure sfocato, perché... Vi saluto, ciao! Questo è stato un altro episodio, un'altra bitacola di Santen Chan. Prossimamente vi commenterò i giornali che ho del Corriere della Sera del 2001, perché sono sempre d'attualità. Non comprate giornali nuovi, andate dal rigattiere, dallo stracivendolo, comprateli del 70, del 60, che anche lì c'erano le stesse crisi per gli stessi argomenti. Ciao!